Eccoci qua. Allora, 12 settembre 1952 nasce Pierluigi Marzorati, che è l'illustre ospite di questo momento del Panatron Tiguglio Chiavari. Una vita a Cantù. Vi do qualche numero prima di dar la voce a lui. Maglia storica numero 14, due scudetti, due Coppe dei Campioni, quattro Coppa Corac, due Coppe Intercontinentali, quattro Coppe delle Coppe. Nazionale, europeo, oro Francia 1983, bronzo Germania Ovest nel 1972, Jugoslavia 1975, Germania Ovest 1985. 277 presenze in nazionale per 2.222 punti. Prima partita nel 1969, ultima partita l'8 ottobre 2006, con 5 decenni consecutivi passati giocando a pallacanestro. Ingegnere civile, per questo chiamato l'ingegnere volante, stella d'argento nel 2011, stella d'oro nel 2014. Oggi è un uomo impegnato non soltanto nel suo a livello imprenditoriale, ma impegnato anche nel sociale. Ha accettato l'invito del Panatron Tiguglio, è qua con noi, e a nome di tutti gli associati e di tutti i fedeli sostenitori del nostro Panatron, ti saluto con un grandissimo abbraccio, anche se a distanza. Grazie Fabrizio di questa opportunità. Diciamo che in tempi diversi avevamo programmato una mia presenza alla Pallo, però purtroppo il coronavirus ci costringe a stare chiusi in casa e quindi vediamo se riusciamo a scambiare qualche cosa gradevole che faccia piacere anche a tutti quelli che ascolteranno questo messaggio. Io ti ringrazio, intanto sicuramente tranquillizzo gli ospiti perché Pierluigi non ha smesso il desiderio e la voglia di venirci a trovare. Lo faremo ovviamente quando ci sarà possibilità di fare una conviviale, quindi di poterci vedere in un numero sufficiente per poterlo applaudire qua in casa, qua a Chiavari, nella terra di Ario Costa e naturalmente sorretti anche dell'amico Roberto, che è stato un po' il gancio per poter avere Pierluigi tra i nostri amici. Una domanda, rientriamo nella vita di tutti i giorni, prima o poi di andare a toccare anche ancora una volta, ovviamente, l'aspetto sportivo. La vita di tutti i giorni vede Pierluigi Marzorati, come tutti noi, a contatto con un momento storico difficilissimo, con un nemico invisibile che certamente ci spaventa. Come vive l'uomo Pierluigi Marzorati questo momento a Cantù? Bah, diciamo che in linea di massima fortunatamente non abbiamo avuto problemi tra la mia famiglia, gli amici più stretti e quindi questo è già un punto di partenza, però non si può non ricordare medici e infermieri che hanno dato la vita per salvare le persone, probabilmente sono stati mandati un po' come si dice allo sbaraglio senza le attrezzature necessarie. E quindi un doveroso rispetto nei confronti di queste persone è importante che noi li facciamo sentire che siamo vicini a loro. Capita anche spesso che magari facendo una passeggiatina attorno a casa mia, il caseggiato di casa mia, incontri magari qualche ambulanza e loro non mi manca la volontà o un gesto, addirittura se si fermano, di fargli ringraziamenti, di dare i nostri ringraziamenti, che siamo vicini a loro e che stanno facendo un grosso sforzo e di questo dobbiamo non ricordare solo adesso, ma anche in futuro, che questo serve per davvero, soprattutto ai politici. Assolutamente sì, abbiamo detto più volte in questo periodo insieme ai nostri paratleti che i veri campioni del 2020 sono proprio loro, quelli che lavorano tutti i giorni all'interno degli ospedali, ma che, come hai detto te, lo sottolineo, bisogna ricordarcelo anche nel futuro e non soltanto in questo momento di emergenza. Parlando prima con te di questo problema e ascoltando un po' come hai risposto collegato alla vita della tua città, dicendomi guarda, da me stanno rispettando molti regolamenti e quindi la situazione è abbastanza sotto controllo. Mi è venuta per forza la comparazione tra la vita di tutti i giorni e la vita di uno sportivo eccellente come te. Abbiamo individuato un nemico, un avversario, chiamiamolo così, un avversario. Bisogna rispettare questo avversario e soprattutto rispettare un regolamento. Perché se c'è un regolamento riesci sicuramente ad avere più chance per poterlo battere. Può valere questa similitudine tra il mondo sportivo e quello di tutti i giorni? Assolutamente sì, anzi noi per primi siamo abituati a accettare le regole per lo sport che pratichiamo
e che ovviamente può avere un senso se poi, una volta smesso di fare attività, riusciamo a rapportarlo nel quotidiano, in quello che è la professione, piuttosto che nei rapporti con le amicizie. Io credo che questa può essere veramente un'opportunità di scoprire il valore dell'amicizia, il valore di una parola in più, il valore di essere vicino a un caro che magari non si trova in buone condizioni. E a proposito, direi che il messaggio che sta passando adesso è che parecchie famiglie non può pensare di stare ancora tanto tempo senza prendere il salario, perché qui sono famiglie che non hanno i soldi per andare a comprare il cibo da mangiare. Quindi questa è una situazione che dobbiamo muoverci, alzarci dalle poltrone e fare qualche cosa per questa gente. Sì, ecco, l'apertura di determinate industrie, riuscire in qualche modo a ripartire dal punto di vista imprenditoriale, professionale, è fondamentale, perché altrimenti una situazione già abbastanza critica nazionale diventerebbe veramente estremamente delicata. Sono d'accordo con te, bisognerà cercare con le dovute cautele, considerando anche che l'imprenditore oggi può essere anche un partner dello Stato, perché all'interno di un'azienda seria ci sono sicuramente tutti gli interessi per tutelare il lavoratore e per farlo vivere in una maniera e lavorare e operare secondo i crismi giusti, per poter comunque essere tutelato e difeso anche dal virus. Quindi sono d'accordo con te che piano piano bisogna assolutamente rimettere in moto il meccanismo. Anche se, parlandomi prima di quello che è riferito principalmente allo sport, eri piuttosto scettico e dicevi: per il mio basket ho l'impressione che ne parleremo dopo l'estate di qualche cosa di serio e agonistico. Ma sicuramente, perché ripeto, a parte il calcio, che per ovvi motivi sono i diritti televisivi, sono costretti a partire prima possibile per perdere il meno possibile il contratto principesco che ha siglato con le emittenti private. E per quanto riguarda gli altri sport, credo che non è pensabile aprire un'attività a porte chiuse, perché l'incasso è una risorsa importante per l'attività, ma che poi trascina anche i partner, sponsor al palazzetto, e pensare di portare al palazzetto la gente che sta a un metro di distanza la vedo proprio dura, insomma. E quindi, secondo me, adesso pensiamo, ma proprio anche tornando al discorso, per rispetto nei confronti di chi è in prima linea, dottori, infermieri, Croce Rossa e compagnie cantanti, e soprattutto qualcuno che ha perso la vita per questa mission, pensiamo a uscire il più possibile, a rispettare le regole che ci vengono date. Poi parleremo di chi ha sbagliato, le polemiche, e sarà il tempo anche di ripartire con gli allenamenti e le partite. Parlando del Pierluigi Marzorati ancora sportivo, e soprattutto ricordo indelebile nella memoria di tutti gli appassionati di sport in generale e nello specifico del basket, probabilmente visto l'impegno che stai mettendo anche nel radunare un po' di amici da tutto il mondo per dare dei segnali di solidarietà a livello nazionale, senti anche una responsabilità nei confronti delle persone che in questo momento sono chiuse in casa e magari ovviamente passano anche dei momenti di sconforto e di sofferenza, la responsabilità di alleggerire con i ricordi più simpatici e piacevoli legati allo sport qualche momento passato trascorso tra le quattro mura. E quindi ti vorrei chiedere: senti questa responsabilità e quindi stai facendo qualcosa per poter in qualche modo avvicinarti alla gente e regalare un momento positivo tramite il tuo ricordo sportivo? Ma non è che una responsabilità, è una scelta, no, che è uscita casualmente, vista l'amicizia con qualcuno, e voglio citarne due: Jim Brewer, che ha giocato a Cantù nei primi anni 80, e Arthur Kenney, che ha giocato a Milano nei primi anni 70. Loro sono molto legati all'Italia, e quindi uno ha cominciato a mandarmi un video messaggio, l'altro a chiedermi come stavo, come andavano i miei parenti, e quindi ha fatto scattare questa molla, siccome poi siamo in contatto, perché ogni tanto qualche manifestazione, ricordo l'anno scorso sono stato invitato per una partita in ricordo del vecchio allenatore Gomeschi, ero su con Berkovic, con Slavnic, e c'era anche Kicianovic, quindi ci siamo
scambiati i contatti, poi facile, no? Gli spagnoli, amico di Santillana che avevo contrattato a Milano, che mi aveva lasciato il bigliettino alla vista, che c'era anche qua, in prima vista, e mi ha messo in contatto perché dire dai, volentieri facciamo, anzi addirittura lui mi ha invitato a organizzare una partita, però guarda, secondo me gli infermieri e i medici è bene che li teniamo per lottare contro il coronavirus, non abbiamo bisogno di portargli i pazienti di gente di 65, 70, 75 che non hanno più la muscolatura, quindi sono causa di infortuni per cui magari non ci possono nemmeno convocare. Mentre invece l'idea è quella di fare una reunion a tavola in contemporanea per far vedere che il basket europeo, quando riparterà, avrà dalla sua parte vecchie glorie e brutto, ma former players, basketball players, che saranno pronti per cercare di dare una spinta e far capire che l'importanza del settore giovanile, per il quale stiamo studiando un'iniziativa per dare un aiuto anche a loro, e soprattutto che il futuro è soprattutto negli indigeni, dobbiamo fare basket con gli italiani, con i francesi, con gli spagnoli, perché non è solo una questione agonistica, sportiva o di risultati, ma quello di formare degli uomini, perché su un campione che esce ce ne sono 100 che hanno giocato con lui, e questo non deve essere solo uno che ha ottenuto risultati e 99 infelici, ma potrebbe essere invece un vantaggio per 99 di utilizzare l'esperienza accumulata nello sport per trasferirla nella professione, che sicuramente non obbligatoriamente deve essere un professionista di basket. Assolutamente, perché però certi valori che lo sport insegna a livello agonistico, poi trasferiti nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni, sono dei fondamenti importantissimi, imprescindibili per ottenere dei risultati anche a prescindere dall'aspetto sportivo. Sono stra d'accordo. Non vorrei anticipare le domande che ci faremo quando ci vediamo in Liguria, però due te le voglio fare. Hai qualche ricordo, qualche momento particolare o qualche persona che vuoi ricordare legata alla Liguria e legata al nostro territorio nella tua carriera sportiva? Ma guarda, sicuramente il flash che mi parte subito è il torneo di Rapallo, non so se 70-71, dove sono stato premiato anche con, non ricordo se miglior giovane, miglior giocatore. Cioè Rapallo è sempre stata anche per la vicinanza, no? Un posto dove ho sempre apprezzato di passare qualche weekend, e quindi lo ricordo con piacere quel momento lì. Poi vabbè, il torneo d'Alassio, perché mi ha fatto anche un torneo ad Alassio, uno a Sanremo, mi ricordo. Quindi sicuramente la Liguria non è votata proprio per il basket, però ci sono alcune chicche, che le chiamo, che siano dei tornei che ho citato, piuttosto che dei giocatori come Ario Costa, che è arrivato in nazionale con me, abbiamo giocato parecchie partite insieme, e quindi ricordo volentieri, perché Ario è sempre stato un personaggio positivo anche all'interno del gruppo. Parlava poco, ma faceva i fatti. Infatti. La seconda domanda che ti volevo fare è legata al fatto che 5 decenni, o perlomeno sfiorati 5 decenni, ma comunque sicuramente nella statistica esistono, dal 69 al 2006, vogliono dire anche, considerato che hai fatto uno sport estremamente logorante, molto, molto stressante dal punto di vista fisico, vuol dire anche una tenuta atletica importante e una severità di allenamento non indifferente. C'è qualcosa che devi ringraziare, oltre al tuo fisico, per aver avuto una carriera così, così lunga, così importante dal punto di vista del tempo, anche dedicato allo sport? Ma direi soprattutto ringrazierei mio padre e mia madre, in primis. Poi il fatto di aver avuto delle circostanze, di treni che sono passati, qualcuno l'ho perso, ma qualche altro importante l'ho trovato. Quindi, non so, l'allenatore come Taurisano, Bianchini, Recalcati, Giancarlo Primo, che sia Gamba, Sandro Gamba, sia in nazionale che nel club, hanno sempre avuto un certo rispetto e una certa cura nei miei confronti. Potrei ricordare il general manager Morbelli, Lello Morbelli, che purtroppo è scomparso recentemente. Anche lui è stato un po' un mio padre putativo, quello che mi faceva riflettere sull'importanza
di arrivare anche alla laurea, perché sarebbe servita nel post carriera cestistica, e quindi credo che la fortuna in certi momenti, il presidente Allievi, nonché mio suocero, anche lui purtroppo scomparso, che è mancato qualche anno fa, che ha saputo creare un gruppo ogni anno con delle motivazioni, una struttura molto leggera, presidente, general manager, allenatore, ognuno aveva i suoi compiti, e sicuramente io ho avuto la fortuna anche, soprattutto con Valerio Bianchini, di essere il capitano in campo, e quindi ero molto vicino a Valerio e a Bianchini, per cui certi risultati poi li abbiamo ottenuti perché abbiamo chi dirigeva il club ha saputo mettere insieme dei giocatori importanti, e noi sul campo abbiamo saputo integrarci per remare in un'unica direzione puntando al risultato di fine stagione. Diciamo che qualche cosa di buono abbiamo fatto, ecco, ma quello che voglio ricordare non è che ho fatto da solo, perché un uomo da solo non fa niente. La fortuna di aver fatto uno sport di squadra e aver appreso parecchio anche dai miei compagni. Che rapporto avevi con gli arbitri? Ma a essere sincero, piuttosto ruffianesco, nel senso che di solito i miei avversari erano americani, non parlando la lingua italiana, mentre invece diciamo, non ho mai avuto un fallo tecnico una volta, che ho avuto un disguido con un arbitro, ma è stato un fatto casuale. Sicuramente partivo dal presupposto che dal mio esordio in Serie A ho sempre avuto degli arbitri che mi hanno rispettato molto, perché insomma credo di aver dato le 278 presenze, che è il record più importante al quale tengo, perché non potrà mai più essere battuto, perché oggi la squadra nazionale, a differenza di quando giocavo io, alcuni anni giocavamo 30-35 partite con la nazionale, perché il campionato era di 12 squadre, per cui a girone italiana senza il playoff voleva dire 5 mesi di attività di club e gli altri 7 di nazionale. Oggi con la nazionale si fanno 10, massimo 15 partite all'anno, quindi vuol dire dover giocare 20 anni senza mai fermarsi, soprattutto perché le stagioni appunto dei club sono molto più importanti, molto più pesanti rispetto a una volta. Ti lascerei con un'ultima domanda, intanto ringraziandoti a nome di tutti quanti e con la speranza veramente, che vorrebbe anche dire che abbiamo superato questo momento legato al coronavirus, di vederci presto di persona a Chiavari. Ti lascio con una domanda legata un po' a un discorso più etico. Sei riuscito a costruire delle amicizie vere attraverso lo sport, o è difficile? O forse la cambio anche un po' la domanda. Secondo te era più facile ai tuoi tempi e più difficile oggi? La competitività aiuta per certi versi a creare un'amicizia forte, o è un ostacolo? No, beh, diciamo che secondo me è un passepartout importante per aprire un discorso di amicizia, ma poi dipende, spesso l'amicizia viene confusa con un interesse di qualcuno. Ecco, quello che sto facendo adesso, no? Contattando ex giocatori italiani e stranieri con un messaggio di saluto per sentirci uniti in questo momento di coronavirus, credo che dia la dimostrazione che ricordi, che ti fa ricordare poi quello che hai vissuto con quel compagno barra avversario, e che oggi non c'è più motivo per dire quello che eravamo contro. Oggi pensiamo solo a ricordare dei momenti più belli, no? E forse è un segno anche che gli anni passano e non si è più giovani, quindi si ripensa di più, si riflette di più, però penso che sia anche un modo migliore per affrontare il futuro, che magari sarà anche tra poco in pensione, ma rimanere sempre attivi con la testa. E secondo me proprio un motivo di queste cose, di questi videomessaggi che ci scambiamo, è quello di tenere viva la mente per ricordare, per essere impegnati, per non lasciarsi andare, perché lasciarsi andare vuol dire, secondo me, rinunciare a quello spirito di traguardo, di obiettivo che abbiamo sempre avuto durante l'attività sportiva, quale, non so, vittoria di un campionato, di un torneo, che so io. Adesso la vittoria è quella di avere un obiettivo che ci fa sentire sempre in partita, a giocare, pronti a rimettersi in gioco tutti i giorni.
Grazie Pierluigi. Ti chiedo, visto che io sul mio smartphone ce l'ho, tutti quei video gentilmente e privatamente mandateli, tanto per far vedere quello che stai facendo, appena li ufficializzate con un'associazione o con una idea vostra privata, dammi l'ok per poterlo poi condividere anche con il nostro patron, perché sono volti talmente importanti e talmente determinanti nella crescita del tifoso e non soltanto dello sportivo, che poi mi farà molto piacere condividerlo con gli associati del Paratron. No, sicuro, no? Anche perché poi temporaneamente, un momento che apriranno e ci toglieranno da questa quarantena, l'impegno che ci siamo presi di vederci alla pallo lo manterremo e poi vediamo quello che riusciamo a mettere in piedi. Adesso pensiamo ai medici, agli infermieri che hanno perso la vita, che meritano rispetto. Chiuderei con questa dichiarazione più che giusta e condivisibile. Ti ringrazio infinitamente a nome di tutti noi e a presto incontrarci allora. Grazie per Luigi. Buon Panatron! Grazie, grazie mille.